te in piedi, penso che vi sentite tutti lo stesso. Allora, intanto mi presento, io sono Riccardo Fazzi, mi sono laureato in ingegneria di architettura quest'anno, a luglio, svolgendo una tesi appunto di progettazione del recupero di via Alessandro Rossi a Sant'Orso. Io sono di Schio, quindi il tema è nato proprio da un interesse personale per questo edificio. Durante la stesura della tesi ho cercato comunque un confronto con una ipotetica committenza, quindi sono andato a colloquio al sindaco di Sant'Orso ancora circa una decina di mesi fa, non so se si ricorda, e dal presidente in Confartigianato anche di Schio, che quindi mi hanno indicato un po' la via anche da intraprendere per produrre comunque un progetto che eventualmente può dare il suo apporto. Allora, inizialmente abbiamo svolto quindi uno studio. Vediamo se parte. Abbiamo svolto uno studio della villa, qui dovrebbe essere un video. Non capisco perché. Computer vecchio. Ecco, finalmente. Allora, la parte in rosso è la nostra parte. No, è la parte per tuo. La parte su cui ci siamo concentrati con la tesi proprio per la vastità dell'edificio. E appunto, come vedete, è stato modellato inizialmente in tridimensionalmente utilizzando un programma che è di uso abbastanza comune, che è Rhinoceros. E la modellazione è stata eseguita appunto per implementare la conoscenza a livello planimetrico, spaziale, nonché strutturale. Infatti la tesi affronta temi sia di riprogettazione, di recupero, ma anche abbiamo fatto delle considerazioni strutturali. E facendo un piccolo escurso storico, che è in realtà un distillato di tutta la ricerca che è stata effettuata, si vede come la villa nasce nel 1564, molti lo sapranno, apparteneva inizialmente appunto alla famiglia Bonifacio, venne poi venduta nel 1834 alla famiglia Prosdocimi, leggermente modificata, sono state aumentate le campate di portico e viene connesso inizialmente staccato corpo ad ovest con appunto l'edificio principale. Poi nel 1865 Alessandro Rossi acquista il podere, lo affida nelle mani dell'architetto Antonio Carrera Negrin, che come si vede stravolge un po' l'impianto e dà la conformazione che diciamo è proseguita fino ad oggi principalmente. Nel 1898 il senatore viene a mancare e secondo il suo testamento la villa viene destinata in beneficenza e trasformata in orfanotrofio, che prende vita a partire dal 1906. Da qui in avanti si susseguono alcune modifiche, in particolar modo fino appunto agli anni nostri viene costruita al posto della stalla un edificio, una palestra con sotto appunto un altro spazio libero, e viene modificato per quanto riguarda la parte che ci interessa, la parte posteriore rivolta verso sud, con l'inserimento dei servizi per l'orfanotrofio. Partiamo qui con la vera e propria fase di conoscenza dell'edificio. Abbiamo svolto quindi una ricerca di un rilievo diciamo affidabile e abbiamo poi svolto una completa campagna fotografica esterna e interna. Abbiamo quindi svolto tutte delle operazioni di manipolazione delle fotografie, quindi fotoraddrizzamenti, che sono stati montati sui relativi disegni di progetto, e ci servono questi come base digitale su cui andare a mappare i vari livelli di conoscenza che ci interessano. Per primo punto si cerca di capire con che materiale è stata costruita questa villa, e quindi siamo andati a mappare concentrandoci sui prospetti esterni e su alcune stanze interne di particolare interesse. Molto interessante è invece l'analisi degli stati di degrado che sono stati eseguiti secondo una norma UNI, appunto una codifica, e si vede come quindi la villa con tutte queste mappe sia soggetta a diverse patologie. Sono mappe sulle dispersioni? No, sono mappe dei tipi di degrado, quindi efflorescenze, fissurazioni, in base appunto alle diciture riferite alla norma UNI 11.182. Tutto ciò ci ha concesso di produrre poi il progetto di conservazione, quindi escogitare tutta una serie di tecniche che cercano appunto di curare queste,
Contemporaneamente a questa fase di progettazione, di mappatura, di conoscenza, abbiamo naturalmente svolto un ipotetico progetto di riuso. Naturalmente cercando di tutelare le emergenze intrinseche a questo edificio. Partendo dal piano terra, si può vedere come l'elemento principale sia ovviamente l'arioso atrio centrale, che consente l'accesso alle due ali principali dell'edificio. Si sfrutta poi la scalinata centrale di linea, che ci consente l'accesso appunto ai piani superiori attraverso anche la posizione, il posizionamento di un esile ascensore vetrato proprio in questo spazio, che sfrutta quindi la tromba delle scale che sale fino ai piani superiori. La parte invece a ovest è mantenuta funzionalmente indipendente da un secondo ingresso e da un vano scale indipendente che può essere, diciamo, rivisto. A questo livello di piano molte aule sono dotate di affreschi, quindi sono molto preziose. Abbiamo quindi pensato di inserire qui spazi di incontro, di ritrovo eleganti e sobri nell'idealità del progetto. Al piano superiore invece si accede ad un atrio che consente l'accesso a zone destinate ad uffici. Qui la scelta principale è stata quella di eliminare le tramezze opache esistenti in questi due vani principali per riportarli alla spazialità iniziale e sostituirle con delle tramezze in vetro. La parte ad ovest invece, dove era presente la camera del senatore Rossi, è destinato un piccolo spazio museale appunto alla sua memoria, come da lui dichiarato nel testamento. All'ultimo piano si crea una piccola bussola che consente l'accesso ad altri spazi per uffici e a delle sale conferenza. Qui la scelta è stata quella di eliminare l'incannucciato presente a livello dell'ultimo piano per aumentare la visibilità presente, la visibilità degli spazi e di consentire anche la visibilità alle quattro maestose capriate, insomma, che sorreggono il tetto. Sono state poi effettuate anche delle sezioni che cercano di spiegare queste scelte progettuali. Si passa quindi poi alla seconda fase, cioè abbiamo effettuato delle analisi strutturali dell'edificio, concentrandoci soprattutto sulla parte di questa torre a ovest, che presenta l'unico quadro fessurativo rilevante. In particolar modo ci sono due cinematismi che mettono in crisi la struttura, il ribaltamento della facciata evidenziata da fessure. Delle fessure a tutta altezza e una risposta nel taglio della facciata ad est evidenziata da queste fessure arcuate presenti su tutti i soffitti dei tre piani. Per cercare di limitare questo tipo di cinematismi e per riportare la struttura a una configurazione scatolare che è ottimale per una risposta sismica, abbiamo ipotizzato di recuperare i solai in legno esistenti, però creando appunto dei solai strutturalmente collaboranti, inserendo una cappa di cemento armato di 5 cm superiormente. Abbiamo qui riportato tutti i riferimenti normativi per quanto riguarda la classificazione dei tipi di legno, le normative di calcolo, il calcestruzzo. Non mi soffermo sui dettagli delle formule, comunque si tratta di una connessione deformabile e abbiamo effettuato la verifica nel caso più gravoso. Una parte poi consistente della tesi verte sulla verifica statica e sismica di tutto l'edificio. Non ci possiamo concentrare sulla parte appunto che è stata studiata fino adesso, proprio per una risposta globale. E per quanto riguarda la risposta alle sole forze verticali, l'edificio non presenta difficoltà. Per quanto riguarda invece la risposta sismica, l'edificio entra in seria difficoltà. Abbiamo quindi ipotizzato due classifiche di interventi. L'intervento più leggero, quindi con la sola ipotesi di piani infinitamente rigidi, quindi creata dal solo intervento di inserimento di cappa di 5 cm, l'edificio presenta una completa difformità di risposta sismica proprio per la massa sismica, per la sua enorme massa sismica che entra in gioco e per la disomogenea distribuzione di masse e rigidezze, che sono i due fattori che entrano in gioco per valutare la risposta sismica di un edificio. A
andando quindi poi a ottimizzare questo rapporto di questi due baricentri, abbiamo quindi ipotizzato tutta una serie di interventi dislocati in più parti dell'edificio ai vari piani, andando a riquadrare vari porta e finestre e andando ad inserire nuove muratura. In questo caso ottimizziamo le rotazioni nel piano dei vari livelli e andiamo ad ottenere un livello prestazionale sicuramente maggiore. A parte tutti questi numeri, le due colonne che ci interessano sono queste qui, che vedono come murature lungo l'asse Y, quindi lungo in una direzione, che prima non venivano verificate, ora invece, secondo la normativa, viene verificata. Qui si può parlare non solo di miglioramento sismico, ma di adeguamento, che è un livello prestazionale maggiore. Lungo l'asse diagonale, recuperiamo alcune murature, altre invece andiamo a perderle, proprio perché sarebbe necessario un livello ulteriore di studio per andare a ottimizzare anche queste murature. Ecco, io ho studiato in modo estremamente succinto quello che ho fatto durante circa 12 mesi di lavoro.